Ciao a tutti amici, bentornati sul canale. È finalmente arrivato il Ninebot Kick Scooter Max. A dispetto di tutti i problemi che ci sono stati con le spedizioni, e finalmente siamo riusciti ad averlo. Ne abbiamo parlato parecchio sul canale, ci sono tantissimi video al riguardo dove potrete approfondire tutte le caratteristiche tecniche. So tra l'altro che è arrivato anche a tutti gli amici che l'hanno ordinato assieme a noi dalla campagna Indiegogo. Quindi, come potete vedere qui in basso, c'è infatti scritto che è la versione speciale per Indiegogo, non la colorazione, ma è la versione speciale ordinata da Indiegogo, mentre chiaramente adesso sarà ordinabile tramite vari altri store. Ma non perdiamo altro tempo, lanciamo al volo la sigla e procediamo con l'unboxing. Ragazzi, una piccola raccomandazione: una volta che vi sarà arrivata la scatola, controllate che qui sia indicata la velocità di 25 km orari, perché a qualcuno è capitato che è arrivata la versione da 20 km orari che invece è destinata al mercato tedesco. Adesso procediamo all'unboxing, andiamo ad aprire la parte superiore di questo enorme scatolone nero. Il monopattino dovrebbe arrivare già completamente montato, se non per il manubrio. Innanzitutto, primo particolare, vediamo che il cavo di alimentazione è con lo standard americano, quindi preparatevi a munirvi di adattatore. Altra cosa che troviamo all'interno della scatola è il piccolo tool per avvitare il manubrio, una prolunga per gonfiare le gomme ed un set di viti. Poi naturalmente abbiamo la manualistica, la guida rapida in inglese, tedesco, c'è anche l'italiano. E adesso andiamo ad estrarre il monopattino, che infatti è semi montato. Potete vedere il tubo centrale, manca il manubrio, che invece è posto qui all'interno di questa copertura in polistirolo. E per coloro che si stanno facendo delle domande sul peso, sì, il peso maggiore, perché è abituato con l'S1 e con l'S2, già si sente tirandolo fuori dalla scatola. Comunque il monopattino si presenta in questo modo. Andiamo a togliere la busta protettiva che tiene il manubrio, che sarà l'unica parte da andare a montare. E le prime differenze già si vedono. Partiamo dal manubrio, dove troviamo il campanellino e la leva per il freno anteriore. Dopodiché posso già dirvi che il senso di robustezza è aumentato, sicuramente è aumentato. Questo manubrio è molto più pesante rispetto a quello dell'S1 e dell'S2. Adesso procediamo a liberare le ruote dalle buste, dopodiché montaggio. Ed una volta liberata la ruota anteriore, possiamo già vedere le differenze. Pneumatico tubeless da 10 pollici con all'interno un gel per l'auto riparazione. Anche il freno è integrato e, le differenze circa la dimensione non sto nemmeno a raccontarvelo. Questo è il pneumatico dell'S1/S2, ma anche delle stesse dimensioni degli Xiaomi M365, e praticamente sembra il cerchione di questo S Max. Liberiamo anche la ruota posteriore dalla sua bustina ed andiamo a scoprire il nuovo parafango con la luce LED integrata. Ed è nella ruota posteriore che si trova l'altra novità di questo Ninebot Kick Scooter Max, cioè il motore da 350 watt. Questa volta montato nella ruota posteriore, quindi avremo una trazione posteriore su questo monopattino. E prima di procedere all'ultima fase, cioè quella del montaggio del manubrio, andremo anche a testare il nuovo meccanismo che su questo monopattino è stato spostato verso l'anteriore. Quindi non avremo più la leva dal lato interno, ma ce l'avremo dal lato esterno. Infatti adesso che dovremo andare a posizionare il tubo centrale in posizione verticale, eccolo qui, andiamo anche a bloccare il manubrio. Anche questo meccanismo sembra molto più solido rispetto a quello montato sull'M365, e soprattutto spero che non sia solo un'impressione, che questo nuovo snodo regga molto di più rispetto all'M365. E l'unica operazione alle quali stare molto attenti sarà quello dell'inserimento del cavo che collega la centralina elettronica a tutta l'elettronica montata sul manubrio, e poi posizionare delicatamente l'innesto all'interno del tubo facendo allineare i fori per le viti. Eccolo qui. Una volta inserito in posizione, avete visto un'operazione molto semplice, ci basterà andare a serrare le viti.
Ed ecco avvitata anche l'ultima brugola. Su questo modello abbiamo ben 6 viti che tengono ben saldo il manubrio al tubo centrale. Adesso direi di andare anche a dare un'occhiata generale al monopattino, adesso che lo abbiamo montato. Allora, a prima occhiata direi che è più alto, infatti voglio andare anche a vedere le misure effettive. Quindi da qui alla ruota siamo intorno ai 122 centimetri per una larghezza del manubrio di 46,5. Vediamo anche la lunghezza da una ruota all'altra, che è di all'incirca 113 centimetri. È aumentata tantissimo la pedana rispetto al modello S1, rispetto anche all'S2, che già aveva un po' meno pedana grazie all'ammortizzatore posteriore. Infatti adesso avremo una pedana larga 17,5 centimetri ed una pedana utilizzabile, quindi lunga, di ben 52 centimetri. Quindi staremo davvero tanto comodi su questa pedana. Anche in questo modello è zigrinata, la parte liscia la troviamo solamente qui nella parte centrale, dove c'è anche il logo della Ninebot, mentre nella parte laterale potete vedere queste zigrinature antiscivolo e tutta quanta la copertura è in gomma. Pedana che cresce nelle dimensioni anche perché al suo interno ospita l'enorme batteria da 550 V A che dovrebbe garantire un'autonomia dichiarata di 65 km, autonomia che naturalmente andremo un po' a verificare in condizioni reali, con un peso non di 65 kg ma di 80. E a fianco, sulla sinistra della pedana, troviamo montato il cavalletto, molto robusto e chiaramente più grande rispetto ai modelli precedenti, perché deve reggere un peso superiore, il peso che andremo anche a verificare alla fine. Su entrambi i lati del monopattino trovano poi spazio i catarifrangenti, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. Poi possiamo vedere questo bel disegno del cerchio, che naturalmente è cambiato. Adesso abbiamo questo bel cerchio in lega ed ha questo adesivo di colore giallo. Per la mia versione c'è anche la versione rosa, perché ha acquistato la versione speciale di Indiegogo. Dopodiché, qui sempre sul cerchio troviamo le due valvole per gonfiare i pneumatici, quindi l'abbiamo sia nella parte anteriore naturalmente sia nella parte posteriore, dalla quale invece sbuca dalla copertura del motore. Sul lato sinistro non troviamo nient'altro, spostiamoci invece sul lato destro. Il lato destro della pedana ospita, oltre alle targhette relative alla potenza del motore, alla tensione, alla batteria, numero di serie e quant'altro, abbiamo poi qui lo sportellino a molla per la ricarica, con due prese, una per il cavo che ci è stato dato in dotazione ed un'altra invece per chi volesse utilizzare il vecchio alimentatore che ha magari del suo S1 o del suo S2. Sportellino che trovo tra l'altro anche ben fatto, con questa molla che è molto forte. In più abbiamo una chiusura abbastanza ermetica, questo dovrebbe assicurare l'impermeabilità delle prese. Qui sul lato anteriore sarà l'unico posto dove potremo vedere dei cavi, sia quello che proviene dalla batteria sia il cavo del freno. Come potete vedere, il freno che è montato nella ruota anteriore, che viene azionato dalla leva posta sul manubrio. Manubrio che vede scomparire finalmente le vecchie brutte manopole in spugna che facevano sudare tantissimo, a favore di queste in gomma, che mi sembrano tra l'altro migliori e si assomigliano tantissimo a quelle delle S2. Meccanismo per l'accelerazione, lo strumento che ci aiuterà a tenere in blocco il monopattino quando è chiuso e, vabbè, l'abbiamo detto, la leva del freno e poi il campanellino. Al centro troviamo il nuovo display LED, andiamo a liberarlo dalla sua plastichetta e proviamo anche ad accendere il monopattino, vediamo se è carico. Eh sì, la batteria è arrivata all'incirca carica al 75% e naturalmente adesso il monopattino è bloccato, lo andremo a sbloccare tra poco con l'applicazione. Adesso infatti lo andiamo a spegnere nuovamente, perché adesso voglio farvi vedere come chiudere questo monopattino. Andiamo a liberare il meccanismo di sblocco dalla sua sicura, dopodiché lo allentiamo e andiamo a portare il manubrio verso il basso fino a quando l'occhiello non si andrà ad incastrare nel supporto posto sul parafango. Rispetto agli altri modelli Ninebot, il trasporto è un po' più difficoltoso, anche visto che il tubo centrale non è perpendicolare al terreno, forma infatti questa specie di triangolo che ci costringe un po' ad andare ad inclinare la base del monopattino in avanti. E questa sarà la modalità di trasporto di questo monopattino. Inutile dire che il peso è aumentato tantissimo, è davvero pesante ragazzi, quindi questo sarà un po' difficile da portare velocemente all'interno di mezzi pubblici quali autobus o metropolitana. Tra l'altro andiamo adesso anche a verificare il peso, prima lo andiamo a liberare in modo
da far vedere come sbloccare il tubo centrale del monopattino. Andare a sbloccare è semplicissimo, una piccola pressione qui sull'occhiello, sul parafango posteriore, dopodiché leva di blocco e sicura che la tiene in posizione. Prima di passare l'app sullo smartphone, che è necessario per effettuare la prima attivazione del monopattino, perché altrimenti continuerete a sentire questo cicalino fastidiosissimo, vorrei parlarvi della posizione di guida. Posizione di guida che ho trovato migliorata tantissimo rispetto al modello precedente, grazie anche al manubrio più alto. Io sono alto all'incirca 1,80 e adesso mi ritrovo a guidarlo in maniera molto più confortevole. La posizione delle mani è molto più naturale e questo garantirà sicuramente un miglior controllo. Ad essere stato potenziato non è solo il monopattino, ma anche la luce anteriore. Adesso un pelino più potente, andiamo a togliere la plastichettina. Vi faccio vedere il LED, il fascio luminoso è più forte ed è stato direzionato anche meglio verso l'asfalto. Aprendo l'applicazione diamo intanto il consenso all'utilizzo del Bluetooth, dopodiché accendiamo il monopattino. A questo punto l'applicazione ci consiglia di scaricare anche le istruzioni, clicchiamo su adesso. Il veicolo si trova in modalità limitata in quanto non è ancora stato attivato. Attivarlo ora, gli diamo ok. Diamo un nome utente al monopattino, clicchiamo su ok e l'attivazione sarà effettuata. A questo punto l'applicazione visualizzerà una serie di immagini inerenti alla sicurezza, le quali dovremo visualizzare forzatamente per 5 secondi, altrimenti non potremo finalizzare il processo di attivazione. L'applicazione rimane la stessa, nella parte bassa avremo il chilometraggio rimanente, la percentuale della batteria e tutti i dati relativi alla velocità media, chilometraggio totale, il tempo di percorrenza e la temperatura della batteria. Naturalmente potremo attivare la modalità pedone, dove la velocità massima sarà limitata a 6 km orari, e in più possiamo vedere che il LED posteriore posto sul parafango inizia a lampeggiare. Questo sarà ad indicare la modalità pedone, ed in più per questa modalità, che lo sappiamo se è utile visto che il nuovo decreto sulla micromobilità impone di avere questa limitazione per circolare sulle piste ciclabili, vediamo che anche un'icona raffigurante un pedone viene raffigurata qui sul display. Andiamo a disattivare adesso la modalità pedone, infatti adesso siamo tornati nella marcia S, è sparito il pedone dal display e si è anche disattivata qui l'icona sull'applicazione. Abbiamo come sempre il recupero dell'energia in fase di frenata ed in fase di decelerazione. Se ci andiamo a cliccare, infatti potremo andare anche a regolare il livello di recupero energia, potremo andare ad attivare il cruise control, la luce posteriore potremo decidere se tenerla sempre accesa oppure se accenderla solamente in fase di frenata. Il livello di recupero dell'energia può sempre essere impostato su 3 livelli, io adesso lo voglio provare sul medio. Potremmo poi cambiare anche la visualizzazione dell'unità di misura tra sistema metrico ed imperiale, ed in più potremmo anche cambiare il nome al nostro veicolo e personalizzarlo a piacimento. L'applicazione sta visualizzando al momento che abbiamo 63% di batteria rimanente e ci indica che il chilometraggio rimanente è di all'incirca 41 km. I dati naturalmente sull'autonomia effettiva li andremo a verificare con la prova su strada. Ed in più invece vorrei farvi vedere le altre opzioni che abbiamo a disposizione, sono le stesse che abbiamo visto per gli altri S1 e S2, quindi la velocità limitata nella marcia eco che si potrà impostare con il doppio clic sul tastino centrale qui del display, la potremmo regolare da un minimo di 5 km orari fino a un massimo di 15 km orari. Con il doppio clic sul tastino andremo a passare alla marcia standard, quindi la marcia D, un altro doppio clic ci sposterà invece nella marcia S, nella marcia sportiva, quella che ci porterà fino a 25 km orari. Il terzo tab è quello relativo all'aggiornamento del firmware, andiamo a verificare, naturalmente non ci sono aggiornamenti visto che il modello è recentissimo, la versione è la 1.1.9, facciamo un controllo, infatti è l'ultima a disposizione. E l'ultimo tab di interesse è quello relativo alla batteria, dove troveremo tutte le informazioni sullo stato della batteria, percentuale di energia rimanente, sulla tensione, la temperatura, il numero di serie, capacità totale e anche la versione firmware del BMS, che è la 0.1.3.4.
Per accendere le luci basterà effettuare un singolo clic sul tastino centrale, apparirà anche l'icona delle luci accese, l'intero display è andato a calare di intensità e quindi abbiamo una modalità notte, la luce anteriore è accesa così come quella posteriore accesa in modalità fissa. Se andiamo a premere sulla leva del freno vedremo che la luce LED posteriore andrà a lampeggiare, questo per aumentare la visibilità verso le macchine che sono dietro di noi in fase di frenata. Per andare ad effettuare la verifica del peso effettivo del monopattino, facciamo un po' quello che si fa con gli animali. Mi andrò a pesare prima io, poi io assieme al monopattino ed andremo a sottrarre il mio peso. Quindi io su questa bilancia, che sicuramente segnerà qualche chilo in più, è 81, dai, 81 e qualcosa. Adesso andiamo a prendere il monopattino ed io assieme al monopattino passo a 101, e quindi 101 meno 81 abbiamo verificato che il peso effettivo di questo monopattino è di 20 kg. E adesso che il nostro monopattino è finalmente montato, io volevo cogliere l'occasione per salutare tutti gli amici del club italiano del monopattino elettrico, un club tra l'altro del quale sono onorato di far parte, un gruppo Facebook che consta all'attivo più o meno 2300 membri, tutti appassionati di monopattini elettrici, di micromobilità, non solo riguardante monopattini ma anche riguardante hoverboard e monowheel. E se anche voi siete appassionati di micromobilità elettrica oppure siete possessori di un monopattino, mi raccomando, vi lascio il link in descrizione, fate la richiesta di entrare a far parte di questo magnifico mondo pieno di eventi, di occasioni, di consigli, insomma un piccolo bar dove poter scambiare opinioni, pareri, tutto quanto riguardante il mondo della micromobilità elettrica. E naturalmente, qualora foste interessati a questo modello, a questo Ninebot Kick Scooter Max G30, io vi lascio in descrizione anche il link diretto all'acquisto assieme ad un codice coupon che vi permetterà di avere uno sconto di circa 70-75 € sul prezzo di acquisto. E allora amici, per questo unboxing è tutto, nel prossimo video andremo ad effettuare la prova su strada, andremo a verificare la velocità massima e l'autonomia anche di questo monopattino. Io spero che questo video possa esservi piaciuto, in tal caso ricordate che un like è sempre gradito e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare anche la notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video. E visto che sono sicuro che fra di voi c'è qualcuno che ha già acquistato il Ninebot S Max, mi raccomando fatemi sapere nei commenti come vi state trovando e quali sono le vostre prime impressioni. E intanto vi auguro una buona giornata, arrivederci al prossimo video da me e da Max.